Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Anette, in regia Peppe Candelli, Gisberto Nicoletti, siete sintonizzati su 96.5 FM, su Studio100.it, sul canale 98 e su RadioCittadella.it. Adesso parliamo di Aria, il nuovo singolo di Chico Sanchez, disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali per Ada Music, Warner Music Italy. E dopo aver raggiunto oltre 80 milioni di streaming con i suoi brani e la certificazione disco d'oro Fimi con Girasole, Chico Sanchez torna con questo nuovo singolo a pochi mesi dalla release del brano Il mio miglior nemico Fit Lumi, ed ho il piacere di averlo qui in collegamento video. Eccolo qua, ciao Chico, benvenuto. Ciao, ciao, come va? Bene, bene, tu come stai? Bene, benissimo, sono molto gasato. Ah, beh, immagino, beh, diciamo che 80 milioni di stream è una cosa incredibile, te lo aspettavi? Beh, no, più che altro diciamo che quello sicuramente non me lo aspettavo negli anni, di accumulare questi streaming e questo riscontro. Ma l'entusiasmo è sempre quando si pubblica comunque la musica nuova, che fino a quel momento è rimasta in studio, no? Sì. Rimasta nel mio computer, nelle mie cuffie. Lo so, lo so. E quando parte, ad esempio, Aria, no? È una ballad ed è romantica e struggente, noi la sentiremo tra pochissimo. Ci vuoi raccontare com'è nata? Beh sì, diciamo che è un brano super emotivo e personale, e sostanzialmente esprime quel diciamo disagio di quando ti manca talmente tanto una persona che senti un buco nello stomaco. Io mi sono sfogato scrivendoci una canzone, questa canzone si chiama Aria, è un brano molto intimo, voce chitarra. Bello, quindi... bellissimo. Senti, ma questa cosa, no, un po' essere tutt'uno con il tuo strumento, è una cosa che ti appartiene, una cosa che sicuramente, no, quando parliamo di un brano chitarra e voce, è un po', no, lo strumento stesso che aiuta l'artista, il musicista, il cantante, anche nella composizione, no, delle melodie e degli arrangiamenti, suppongo. Come nascono le tue canzoni? Nascono così, dalla chitarra oppure da un tuo pensiero? Assolutamente, cioè... chitarra e voce sento... Sì, la sentiamo sottofondo, sì, la stiamo sentendo. Benissimo, ok. Sostanzialmente il brano è nato con Filippo Pizzigoni, che è chitarrista, musicista, che ha lavorato anche al mio disco di Disincanto, al mio ultimo disco. Certo. Ed è nato voce e chitarra, abbiamo deciso noi di mantenerlo appunto su questa linea. Assolutamente, senti questo brano. Spesso e volentieri comunque nascono così le mie canzoni, cioè semplicemente voce e chitarra. Assolutamente, se dovessi definirti in un genere, Chico, quale sarebbe? Perché tu sei un po' un esploratore di generi come cantante, anche come autore. Sì, infatti diciamo che ho sempre fatto fatica a identificarmi in un genere musicale, mi sono creato un po' la mia bolla, il mio mondo che è Happy Sad. Perché mi rivedo più che altro in determinate vibe, in uno stato d'animo che appunto in questo caso è happy sad. Certo. Quindi questo contrasto fortissimo, perché diciamo che riuscire a identificarmi in un genere soltanto mi risulta difficile. Assolutamente. Ma se devo dirne uno ti dico urban pop. Ok, bello, bello, assolutamente. Guarda, tu stasera tu sei a Torino, suppongo, sei già lì, vero? Sì, perché esatto, sì. Stasera io avrai... sono di Torino. Sei di Torino, ma stasera avrai un concerto lì, c'hai uno spettacolo. Esatto, sì, c'è il live all'Hiroshima Mon Amour, che è un locale storico, iconico a Torino. Sì. Porteremo uno show sia acustico che con le produzioni, quindi sarò con la mia band sul palco, non vedo l'ora di salire e spaccare. Che bello. Allora, quando noti il pubblico, no, che si avvicina nei club, nei concerti, tu riesci a nutrirti anche di quello, e anche quando poi resti da solo per continuare a scrivere, cioè la senti la carica, il feedback che il pubblico ti dà? Beh, guarda, ad esempio sono stracontento stasera di cantare Aria live per la prima volta. Perché appunto poi secondo me il live è la ciliegina sulla torta, no? Certo. Finché non canti un brano dal vivo non hai chiuso il cerchio davvero. Quindi oggi
sarà di tutti realmente, cioè al di là della produzione discografica, del fatto che sia ovunque in streaming, cioè su tutte le piattaforme, ovunque lo potranno ascoltare, però credo che il prestigio sia anche quello proprio di vederlo l'artista, no? In quel momento, con tutta la passione, con la band anche insieme, quindi assolutamente così. Io ti ringrazio, Cicco, per essere stato mio ospite qui su Partecipiamo Taranto, un in bocca al lupo fortissimo per stasera e per tutti i tuoi concerti e tutti i tuoi dischi. A presto, grazie, ciao. Grazie, un abbraccio, ciao. Io non lo so cosa mi hai fatto, ma mi piace così tanto e non smetterò. Ti parlerò di quando ero sempre un drink alla felicità e mi mancavi come aria. Mi mancavi come aria. Ci saremo persi, impazzirò mentre cade a pezzi il mondo e io provo a ricomporlo, ma vorrei solo nascondermi, posarmi come fa la polvere, ore e ore stare immobili anche se sento il cuore esplodere. Cosa mi hai fatto, ma mi piace così tanto. Felicità, mi mancavi come aria.